Allora, come primo topo parleremo di motion. Chi è che sa che cos'è il motion? Ha un'idea? Le camere? È un sistema di rilevamento movimento, ok? In questa maniera cosa facciamo? Facciamo vedere quello che è avvenuto e che abbiamo fatto per realizzarci un piccolo sistema di antintrusione. Facciamo una premessa. Allora, la casa della seduzione in questo posto è stata per ben 3 volte vista da visitatori notturni. La nostra, la prima visita che abbiamo ricevuto, ci hanno rubato delle nostre amatissime casse, un buffer con le cassette, e hanno danneggiato la porta. Dopodiché hanno fatto una seconda visita, nel quale sono entrato, hanno di nuovo spaccato la porta, hanno provato a tirarci via il server, però non so, forse erano inesperto, visto che c'erano i cavi, l'ha lasciato là. E se non hanno portato via niente. Ne hanno di nuovo tentato una terza volta, dove probabilmente non hanno rubato niente, ne abbiamo lasciato anche 50 euro proprio sul tavolo, sono stati fortunati, non hanno rubato niente, forse sono stati terrorizzati dal nostro pinguino vampiro che aveva fatto qua davanti, dove la gente probabilmente ha preso paura ed è scappato. Però cosa è successo? Ci avevano per l'ennesima volta rotto la porta, quindi ci siamo un po' stufati e abbiamo detto questi ladri almeno dobbiamo vederli. Cosa abbiamo fatto? Siamo incazzati. Ok? Quindi ci siamo incazzati che ci continuavano a rompere la porta, a non rubarci niente, però a farci danno. Cos'è che succedeva? Dovevamo creare una soluzione che ci permettesse di vedere cosa succedeva a chi entrava, però teniamo presente una cosa, che sia semplice, sia semplicemente efficace, ma quello che era per noi più importante di tutto era che fosse economica. Non avevamo grandi soldi per spendere per realizzare sistemi anti intrusioni sofisticati con varie telecamere, con hard disk, eccetera. A questo punto cosa abbiamo? Siamo andati a cercare di vedere che cosa potevamo utilizzare. Si è rivolta a un piccolo programmino fatto dalla Apple e poi distribuito su tutti i sistemi Unix, che si chiama Motion. L'indirizzo qua sotto lo potete trovare, è l'indirizzo dove chiunque può andare a vedere le caratteristiche di questo programma. Cosa fa questo programma? Questo programma è in grado di rilevare attraverso la webcam dei movimenti e fare delle determinate azioni, che sono o salvare le immagini o, come si dice, creare un video di quello che sta entrando. Quindi questo ci permetteva di fare praticamente a costo zero il rilevamento e nello stesso tempo registrare e fare quello che desideravamo. Cosa ci serviva per creare quindi il nostro sistema di anti-intrusione? Prima di tutto un computer o una Raspberry oppure un Arduino, cioè qualcosa che ci permettesse dove installare Motion. Noi avevamo il nostro server, quindi abbiamo utilizzato il nostro server, quindi il nostro computer. In questo caso noi l'abbiamo fatto su Linux, perché è possibile installarlo anche su Apple e OpenBSD e altri sistemi operativi, sempre del mondo Unix. Una telecamera, quindi ci siamo presi la classica telecamerina, quelle che abbiamo trovato nei angoli dei nostri scatoloni pieni di robaccia, e un collegamento a internet. Il collegamento a internet ci serviva per una seconda fase, in teoria basterebbero le prime due. Il momento del spiegamento dell'internet è perché se uno entra, vede il computer, se porta via la telecamera e il computer, che cazzo mi è servito la mia sistema di intrusione, che si è portato via tutto. Quindi abbiamo deciso di utilizzare anche internet per fare una terminata cosa. Erano tutte a nostra disposizione, quindi avevamo il nostro server, una telecamera e sicuramente avevamo internet 24 ore su 24 ore in questa stanza. Allora, per installare il programma, se non già presente nella mia macchina,
ci è bastato semplicemente digitare da un terminale il seguente comando: sudo apt-get install motion. Lui va nei repository, tira giù tutto il programma, me lo installa e me lo trovo bello pronto sul mio computer. Cosa fa? Se osservo, fa una lettura dei pacchetti, genera l'albero delle dipendenze, vabbè, tutto praticamente qua vediamo cosa mi chiede e cosa chiede di poter installare. Occuperà 1141 KB e alla fine occuperà 3517 KB di spazio sul disco. Mi chiede di continuare e lui comincia con tutta l'installazione. Una volta installato il nostro programma, abbiamo dovuto verificare due cose. La prima cosa è se la nostra telecamera che avevamo messo sul nostro computer funzionava. Allora, cosa abbiamo usato? Abbiamo usato il programma CIS che trovate nei programmi del computer per vedere se la telecamera che avevamo messo era funzionante. Mettere un programma di movimento e poi avere una telecamera che non funziona non è il massimo. Anche qua, in questo caso, se non era presente basta solo installarlo. Sudo apt-get install CIS non è altro che un programma di telecamere, ok? Però ci permetteva di vedere se la cosa. Abbiamo collegato la telecamera, abbiamo verificato se quella del nostro possesso era funzionante, corretta e la qualità era abbastanza decente. Teniamo presente che abbiamo usato una telecamera che, se voi la vedete là, è molto vecchia e quindi era molto importante capire se effettivamente era in grado di riprendere delle immagini, eccetera, di un certo tipo di qualità. A questo punto dobbiamo passare alla configurazione di motion. Qual era? Il motivo era perché sennò motion diventa pesante, non funziona bene, abbiamo problemi se non lo gestiamo in maniera corretta. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto fare dei semplici passaggi per gestire al meglio. Nella cartella etc motion esiste un file di configurazione chiamata motion.conf. In questo file, da qua posso trovare maggiori informazioni a questo indirizzo per poter avere le slide, dopo le metteremo magari sul sito, sono reperibili in qualche maniera, quindi non serve che magari vi scrivete tutto l'indirizzo, che se no stiamo 20 minuti a scriverlo. C'è tutta una serie di indicazioni di come sono fatti i file e come ci sono i parametri per le varie configurazioni. Siamo andati ad editare il nostro file con sudo nano o sudo vi, come secondo come preferite utilizzare il sistema di scrittura di gestione dei testi su Linux, e siamo andati a toccare i seguenti parametri. La prima cosa che siamo andati a toccare è stato la lunghezza e l'altezza. Di default va a 3,52x2,88, io l'ho portato a 3,20x2,40, cioè ho un po' diminuito la grandezza dell'immagine per cercare di avere un pochino più di qualità e anche per diminuire la grandezza della stessa immagine di pesantezza. Il motivo c'è, dopo lo vediamo per quale motivo è stato fatto. Ho portato il frame rate a 5 invece che a 100. Sono praticamente il numero di frame catturati al secondo. Diventerebbe troppo pesante avere, se per esempio volessi fare un video, 100 rate al secondo, 100 frame al secondo comincia a essere un po' sostanzioso, per carità di qualità, ma fino a un certo punto. Minimum frame rate oppure minimum frame time portato a 1, il default è 0. 0 gestisce la telecamera, 1 al secondo. 0 significa che praticamente la telecamera che noi metteremo gestisce lui il numero di frame, 1 lo gestisco quanto ne voglio io al secondo, quindi ho dato un valore. Ho stabilito i colori, i contrasti, la saturazione, li ho lasciati come erano già presenti in quel momento. Teniamo presente il permesso di gestire la luminosità, il contrasto e la saturazione dell'immagine.
Allora, poi c'è una sezione chiamata Motion Detection Settings, dove noi possiamo gestire le impostazioni per il rilevamento dei movimenti. Anche qua abbiamo preferito lasciare i valori di default, però possiamo gestirla per migliorare eventualmente se abbiamo telecamere di maggior qualità, con maggior potenza, eccetera. Quindi possiamo modificarla a seconda della propria telecamera. Per me sono stati importanti gestirmi questi parametri qua. Sono l'output normal, il default server off abbiamo messo on, questo per abilitare lo scatto delle foto. In questo caso noi avevamo scelto l'opzione non tanto di fare un video, ma quanto di scattare delle foto per ogni volta che questo se ne entrava, per ogni secondo lì appariva una foto. Il motivo è molto semplice: il video sarebbe partito e quando lui sarebbe finito di fare le sue cose sarebbe finito il video. Mettendo invece in questo caso solo le foto, lui mi fa n foto per ogni singolo movimento che lui effettua. Questo l'intruso tenta di fare. Abbiamo messo output motion off proprio perché non eravamo interessati di vedere un video dell'intrusione. E abbiamo messo la qualità a 85, anche se mentre il default era a 75. Abbiamo un po' preferito aumentare la qualità dell'immagine. Allora, evitando di fare il video, se però teniamo presente che se uno vuole può eventualmente invece che fare delle foto fare dei video della persona, noi abbiamo saltato la sezione FFmpeg, che è la parte della sezione dove c'è tutti i parametri per poter gestire il video al meglio, eccetera. E siamo andati e siamo passati direttamente alla sezione target. Cos'è la sezione target? La sezione target è una cartella dove tutte le mie foto ed eventualmente le immagini vengono salvate. Abbiamo messo la cartella, in questo caso ero io l'utente, ho creato una cartella chiamata Motion, dove tutte le immagini, man mano che vengono degli scatti, vengono salvate, in modo da non averla nella classica cartella immagini, perché sennò avremo tutte le nostre foto più tutte le foto di Motion, ci si farebbe un po' di confusione. Quello mi permette di avere una cartella definita che domani, se per qualche motivo non voglio le foto di intrusione che sono venute, eccetera, posso cancellare velocemente, senza dover andare in cerca foto per foto. Abbiamo definito il JPEG file name, si definisce il nome del file da salvare, in questo caso noi abbiamo messo data, ora e punto JPEG, in modo tale da aver definito al secondo, in modo tale da avere tante foto, e abbiamo, in questo caso però abbiamo lasciato invariati i parametri perché erano già stati inseriti in questa maniera. Con un nome che salvava date e time a seconda. Poi abbiamo definito i parametri successivi, sono la webcam porta, la porta 8081. Cosa ci serve questa porta? Ci serve per poter anche via web, via wireless, in questo caso rete interna perché non è un computer abilitato all'esterno, ci permette di poter vedere che cosa sta facendo la nostra telecamera da qualsiasi parte siamo nella zona dove, diciamo, il nostro wifi arriva. Cioè, se io sono di là posso andare a richiamare localhost/2.8081 e vedo in questo caso cosa sta guardando la telecamera. Quindi mi permetterebbe anche in teoria di poter creare, se per esempio il mio sito è abilitato a vedere, essere visto da fuori, mi permetterebbe anche di poterlo guardare da casa da un'altra parte. Mentre abbiamo messo webcam localhost off, se si desidera che anche altri PC possono vedere le immagini. Cosa significa? In questo caso è off, perché a questo mi permette di poter abilitare anche ulteriori PC esterni alla nostra per poter vedere questa telecamera. Quindi se io sono con un computer di là, posso, attraverso l'indirizzo IP della macchina questa, posso vedere cosa sta vedendo la telecamera. Nel caso avessi messo on, io potevo farlo solo attraverso il proprio il computer dove è installato il programma. Sono stati poi importanti per noi la porta 8080, quindi abbiamo il control port che ci permette il controllo
via web del nostro programma Motion. Ci dà la porta di controllo, tanta, posso anche cambiarla se la desidero. E un'altra cosa che noi abbiamo messo immediatamente è il fatto che per poter accedere e vedere come configurare, cambiare i parametri, eccetera, la telecamera, abbiamo dovuto dare sulla riga Control Authentication un username e una password. Questo cosa fa? Questo permette a me praticamente di poter andare via anche cellulare e poter attivare e disattivare il, il nostro Motion. Posso metterlo in pausa, posso lanciarlo, posso andare a vedere che stato è, cosa sta facendo, cosa non sta facendo, quindi posso andare a gestirmelo un attimo. Quindi questa porta ci permette di avviare, vedere lo status, fermare il servizio web, viene richiesta una login e una password per limitare proprio l'accesso solamente a chi ha conoscenza di questa login e password. Evitiamo che chiunque nei dintorni possa attivare o disattivare il nostro Motion. Se io scrivo http://localhost:/8080 se sono sulla stessa macchina, oppure vi ricordate il parametro primo che noi avevamo messo off, mi permette anche andando via web, sul, per esempio su un cellulare, di scrivere http://, l'IP della macchina, in questo caso 192.168.1.1/8080, vedo la gestione del mio Motion direttamente sul mio cellulare. Quindi se io sono in fondo di là, voglio vedere che stato sta, se Motion sta funzionando, Motion non è funzionante, mi permette di poterlo fare. Questo diventa importante per un motivo. Poniamo il caso che io ho attivato Motion, ho chiuso la stanza e voglio disattivarlo prima di entrare, prima di non farmi fare le fotografie, cioè non voglio essere ripreso io che sono realizzatore. Quindi scrivendo sul cellulare questo indirizzo, cambiando il local host con l'IP della macchina, mi permette praticamente di vedere lo status ed eventualmente anche bloccarlo, di dire vai in pausa, non attivarti, non continuare a lavorare, perché io voglio entrare e non voglio che parta tutto quanto. Abbiamo messo la webcam quality a 70, qualità del JPEG, e abbiamo messo webcam Motion on, mentre in default sarebbe stato off. Numero di frame al movimento abbiamo messo 1, quindi ogni volta che uno muove un braccio c'è il frame che avviene l'immagine. A questo punto diciamo che la configurazione del nostro file l'avevamo terminata e ci è bastato lanciarlo per vedere se funzionava. Ma ci è rimasta una cosa in particolare. Poniamo il caso che uno venga dentro e, come abbiamo detto prima, si faccia fare un servizio fotografico da noi, perché viene dentro, si può fare tutta una valanga di foto, e poi cos'è che ci ruba in questa stanza? Qual è la cosa più preziosa? Il nostro server. Se porta via il server con le immagini e col cavolo che l'abbiamo beccato, si è portato via la cosa più importante, dove vengono salvate le sue foto e dove noi potevamo sapere chi era. Cosa abbiamo deciso? Ci portava via tutto il servizio fotografico. Abbiamo i due hacker, che uno è di là e uno di qua, che è seduto là ma non lo sa, non si è neanche accorto, vedete? Sì, lo so, mettevi sta foto. Abbiamo un po' deciso di, tra virgolette, esagerare, di cambiare un pochettino le cose. Uno dei campi delle configurazioni serve per indicare che dopo ogni video o immagine può venire un determinato comando. Quindi sul comando on picture save on Matteo Motion send picture sh%, cosa succede? Abbiamo deciso quindi di ogni volta che veniva creata un'immagine, questa doveva venire spedita via internet a determinate email. Cosa succede? Se ci porta via il PC, io ho nella mia email l'immagine del ladro che si è portato qui. Vedi che arriva fino al PC e se lo porta. Praticamente il comando cosa dice? Ad ogni immagine effettua uno script chiamato Motion Send Picture SH, passando il nome dell'immagine appena generata col %F.
Questa è la scritta di quel file. Ecco, meno è. Questo è un messaggio generato da Motion. Send mail, meno F, alla mail alert.it, alla cartella, all'altra email, send mail, l'utente che la invia, alert@value.it, lo devi mandare all'email motionvalue.it, eventuali altri email, perché noi ci siamo fatti, ho detto, ma ho capito che lo mandiamo a Motion, però quello che a me interessava è al momento che uno entra e va dentro, io devo saperlo immediatamente, quindi magari ho il tempo di chiamare la polizia e lo trovano ancora dentro che sta girando qua dentro. Quindi ci siamo messi le nostre mail private, quelle che vengono sul cellulare, e se qualcuno entra ci comincia a spillare i nostri cellulari dicendo attenzione c'è qualcuno e le sue belle fotografie eccetera. Meno U, motion generate, meno S, l'SMTP, l'user e l'XP per l'SMTP scelto. In questo caso noi avevamo utilizzato il gmail.com, intrusione stanza e l'allegato alla nostra bella fotografia. Ok? Quindi ogni volta che viene ferito, io dico, quando uno entra e non disattiva il frame, io ho un servizio che va da 35 a 50 fotografie di cosa sta facendo. Che foto hai messo? Lo sai, Avevamo anche aggiunto una ulteriore riga. Nel caso superutente Matteo, utente Matteo meno C lanciava il programma Play, lanciava Sirena, cioè, però siamo accorti che nasceva un bordello che non finiva più, perché quello che entrava automaticamente si trovava un concerto di sirene, perché per ogni fotografia partiva un file di sirena, quindi avevamo provato e ci siamo detti no, in questo caso lo avvisiamo che c'è un allarme. Abbiamo preferito disabilitarlo, però potrebbe essere un deterrente abilitare e lanciare una sirena. Abbiamo preferito evitarla. L'abbiamo provata, a un certo punto siamo riusciti anche a far andare in tilt il computer, perché sai, quando ti partono 50 sirene che suonano come pazzi, il computer è andato fuori dalla memoria, quindi abbiamo dovuto evitarlo. E nel stesso tempo, ripeto, il ladro faceva magari apriva, magari aveva solo il braccio, partiva la sirena, chiudeva il braccio e io non lo beccavo più, mentre io volevo proprio avere il suo set fotografico completo. Cioè non ti interessava preservare il computer? Mi interessa più beccarlo a un certo punto, tanto se vuole portarselo via se lo porta via. Una volta configurato tutto abbiamo aggiunto l'utente motion con sudo add user nostro utente motion, in modo tale da abilitare il nostro utente all'utilizzo del motion, e abbiamo scritto praticamente lanciando sulla riga di comando motion. Se abbiamo fatto tutto, una cosa in particolare, se alla prima riga del file di configurazione, perché la prima volta noi l'abbiamo provato guardando cosa stava facendo, la successiva volta l'abbiamo messo come demone, nel senso che lo lanciamo e rimane e possiamo fare altre cose col computer, quindi abbiamo messo demone. Verrà lanciato come demo nel caso, è sulla la prima riga del file di configurazione. In questo momento trovate demo off, non faccio altro che scrivere demo on. A questo punto, se siamo sulla stessa macchina, scriviamo questo indirizzo, o se siamo sul server di controllo, scrivevamo questo. Allora, cosa succede se io entro qui e scatto la foto da via via mail? Appare l'immagine del ladro che sta arrivando. Io in questo caso ho messo una foto che è già vicino, però tenete presente che gli farei uno scatto fotografico mentre sta arrivando fino alla macchina. Bastardo. Un altro particolare che noi abbiamo dovuto fare è che questa stanza, quando la chiudiamo, è completamente buia. Cosa succede? Succede che quando il ladro entra dentro, è una stanza buia, abbiamo una telecamera di non di alta qualità, quindi non vedremo mai il ladro, sarebbe sempre nel buio, eccetera. Abbiamo deciso a questo punto di mettere un sensore di movimento alla porta. Una classica LED luminoso col sensore di movimento che ci permette, al momento che uno cerca di entrare, immediatamente si accende e almeno vedo chi è. Non è di gran qualità, ma vedete che sono io.
A questo punto cosa abbiamo fatto? Per poter gestire il tutto, cioè per essere fuori della stanza e disabilitare o attivare, abbiamo praticamente creato la Wi-Fi Velug e ci permette attraverso questo indirizzo 19.01.8080, se vi ricordate, serve per configurare o per vedere cosa succede, riusciamo ad avviare e fermare il servizio collegandolo alla rete. Qual è il problema? Viene fuori praticamente un'immagine del genere. In questo caso lo vedete, questa è una schermata di un cellulare. Abbiamo a questo punto, quando noi andiamo dentro, ci appariva in questa maniera. Era un po' scomodo dover andare col ditino su Wall, eccetera. Abbiamo creato una piccola app utilizzando appjaser.com per fare una prova, in modo tale che io dal mio cellulare potevo, attraverso una piccola icona sul mio cellulare, una piccola APK, premerlo e già trovarmi a questo indirizzo, in questa direzione, senza dover tutte le volte scrivere http://192.168.0.1/2.8080. Era scomodo farlo ogni volta, anche perché noi continuiamo a entrare e uscire da questa stanza. Abbiamo creato la prima esempio, abbiamo visto che riuscivamo a gestirlo, però dovevamo andare dentro, eccetera. A questo punto ci è saltato in mente di usare App Inventor 2, che non so se qualcuno ha fatto già, c'è stato un talk qualche giorno fa qua al Velug, dove abbiamo fatto vedere cosa veniva fatta, e abbiamo creato praticamente un piccolo programmino che chiama due link direttamente, quello di avvio e di pausa. Cosa mi permette questo? Mi permette praticamente di, premendo pausa, me lo fa andare in pausa, premendo avvio, mi permette di avviare il sistema dall'esterno. È diventato molto comodo perché abbiamo creato un'altra icona con il nostro simboletto, il nostro zippopotamo, ed è stata più veloce, più intuitiva, perché quando mi appare avvio e pausa non devo andare sui singoli link fino a trovare start, segui, verifica status, eccetera. Allora, una cosa che ci siamo battuto è il fatto che magari capita che qualche volta il cellulare può essere scarico o peggio non è utilizzabile, non tutti magari hanno Android, eccetera. In questo caso noi siamo costretti, in questo caso, ad entrare dentro la stanza, farci fare il nostro servizio bello fotografico e disattivarlo attraverso il server nostro. Il prossimo passo che noi vogliamo fare, ma non l'abbiamo ancora realizzato, è usare le Qt e gestire tutto attraverso una piccola tastiera numerica. Abbiamo speso la bellezza di 2,50 euro, abbiamo comprato praticamente una macchinetta così, la nostra intenzione è quella di metterla qua fuori della stanza e digitando un codice si disattiva o, diciamo, uno stesso si attiva il nostro motion. Questo cosa ci permette? Ci permette anche di avere, non per forza che la gente abbia sul cellulare il sistema di anti-intrusione, diciamo, del Velug, ma attraverso un codice uno potrebbe farlo. Questo sistema ci è già stato chiesto da parte della comunità del comune di Zelarino, perché anche loro hanno ricevuto parecchie intrusioni. Però qual è il loro problema? Spiegare a tutti i dipendenti che devono avere sul cellulare l'app del comune e spiegargli come funziona per collegarsi alla rete del comune, eccetera, era un po' troppo difficile, quindi abbiamo deciso di realizzare, ma questo sinceramente sarà una cosa successiva che verrà fatta e che non è stata ancora implementata. Abbiamo verificato un attimo che attraverso quello che erano le app, in questa maniera ci permetteva con le app di poter avere direttamente questi pulsanti, quindi gestendo col sistema di programmazione delle Qt riusciamo a gestirlo eventualmente. Io vi ringrazio, metteremo queste slide su online per poterle vedere. Se avete bisogno di informazioni potete trovarmi a queste mail per avere quello che desiderate. Se ci sono delle domande, qualcosa, se è tutto chiaro, sono stato bravissimo. E il ladro l'abbiamo beccato? Cosa? Il ladro l'abbiamo beccato. Non sono più venuti. Ah, non sono più venuti. Non sono più venuti.
Sinceramente per adesso non sono più bene. Abbiamo provato 2 o 3 volte. Una cosa che abbiamo fatto, che dobbiamo mettere un attimino a punto, è stato quello che se uno sbatte sulla porta accende. Cosa succede? Poi intanto ci arrivano delle mail, andiamo a vedere stanza, vediamo dalla stanza vuota, nel senso che non c'è nessuno che è entrato. Però quello crea il movimento perché illuminando la stanza fa scattare il motion che vede una differenza di eccetera. Quindi dobbiamo un attimino migliorare la situazione di quello. L'unica cosa abbiamo provato, abbiamo avuto un problema iniziale, nel senso che ogni tanto andava in crash all'inizio, ma dopo un po' si è stabilizzato, probabilmente era qualche aggiornamento che dovevamo fare del sistema operativo, si è stabilizzato e siamo andati avanti anche tutta l'estate, che c'è un periodo di 1 mese e mezzo, 2, nel quale noi non entriamo dentro la stanza, che quando siamo ritornati dopo l'estate era ancora in funzione, quindi funziona benissimo per quello che fa. Ed è stato il test effettivo, tant'è vero che dopo abbiamo avvisato il comune che avevamo fatto una cosa del genere e gli abbiamo chiesto di per favore non togliete la scritta fuori con su scritto area video sorvegliata perché non c'è nessuna telecamera. Quindi ho detto c'è una stanza con la telecamera e abbiamo così siamo completamente legali. In teoria io posso collegare anche fino a 4 telecamere che gestiscono il motion, cioè quindi non posso avere una sola telecamera. Potrei cominciare ad averne altre 2 o 3, una che guarda per la porta, una che guarda quella, una che guarda per la finestra, quell'angolo, eccetera. Quindi mi permetterebbe di creare magari anche un controllo in diverse stanze, anche se io le gestisco via rete, via IP, se ho delle telecamere da IP. E ci sono 4 file sempre dentro la cartella motion dove c'è camera 1, camera 2, camera 3, oltre alla camera che c'è definita di default. Quindi diventa anche bellino e interessante per poter evitare di spendere magari quei 600-700 euro di un sistema di videosorveglianza. Non fa una differenza delle foto precedenti per antivirus? Non ho capito la domanda. Pensavo facesse una differenza di un'immagine in memoria per tutto il partito. No. Lui, quando vede un movimento si accende. Sì, però lui vede un movimento, sì. Vuol dire che va a fare un confronto con un'immagine precedente. Non so esattamente questo discorso come funziona. Perché lui vede che succede qualcosa. Se accende dovrebbe vedere la stessa immagine. Probabilmente ha in memoria dentro di sé l'immagine che c'è in quel momento vuota o che non c'è movimento, e quando vede una piccola differenza fa scattare l'immagine, insomma, non so esattamente. E dovrebbe fermarsi perché in teoria non si accende e vede la stessa cosa. Non avete provato a salvarlo su cloud invece che mandare immagini? Possiamo farlo, nel senso che invece di usare l'invio dovremmo creare una cartella cloud e fare un FTP in qualsiasi cosa. Noi abbiamo preferito farci la nostra email e spedircele direttamente, in modo tale, siccome sono tutte mail che bene o male di Gmail con Android ce le abbiamo già su. Io al momento che sto camminando o sono per strada oppure sono a casa, come mi è successo magari che è partito il sensore eccetera, mi arrivo a casa mentre guardo la TV, mi accorgo che vado a vedere in tempo reale e lo vedo. Se lo faccio come dici te e metto in cloud, non sono in grado subito sul momento di chiamare una questura, una polizia che vada immediatamente a verificare, perché il mio scopo non è tanto sapere chi proprio ha rubato, ma sapere quando sta rubando, se durante le 3 di notte questo mi va dentro e io vengo avvisato sul mio cellulare che squilla eccetera. Sfigatamente sono uno di quelli che tiene il cellulare 24 ore su 24 acceso. Io in quel momento sono in grado di telefonare e dire attenzione, in casa delle associazioni ci sono dei ladri. Quindi se questa è stata la prima stanza, se ne ha altre stanze, sta controllando le altre stanze, quindi in quel caso possono anche provare a beccarlo sul momento. Potresti fare anche entrambe le cose, potrei fare la foto in allegato, la salvi, sì, io l'ho fatta mandandomi in allegato, non mi interessava creare spazio, occupare spazio, ogni tanto vengo qua, vado sulla cartella motion, vedo che magari uno è entrato perché non aveva il cellulare, quindi l'ha disattivato, poi eccetera, non faccio altro che cancellare quella cartella con l'immagine e fine.
non ho la necessità mia di salvare, prendere tempo, eccetera. Ah, vabbè, poteva essere la prima mail, mandare la prima mail e poi il resto delle foto salvarle in altro modo, perché altrimenti arrivano 50 mail. Mi sono arrivate 35, 50 oppure anche 150, perché magari siamo stati a provarlo mentre eravamo qua. C'era il talk dell'app Invento, però l'abbiamo lanciato e c'ho tutto il servizio fotografico di quello che ha fatto il corso direttamente, che l'ho ricevuta nella mia mail. Poi, ripeto, a me mi interessava vedere se funzionava, facevo i test, eccetera. Quindi vado anche a vedere la qualità. Non abbiamo messo una telecamera di una certa qualità, domani che io voglio avere una maggiore qualità basta che la cambio e mi metto magari una telecamera di maggior qualità e riesco a avere delle foto più belline, più interessanti, eccetera. Non è neanche sbagliato quello che dici te di avere un cloud, lo faccio all'interno dello script, invece di mandare l'immagine su, come si dice, solo su email, ma anche l'invio via FTP a un cloud oppure in una cartella di cloud. Oppure posso farlo direttamente salvando dentro una cartella delle immagini, dentro una cartella del mio Dropbox, eccetera. L'unica cosa che io ho evitato perché riempivamo un po' di servizi, come sono fatto io, lo riempio in 10 minuti, cioè facendo prove su prove, eccetera. Magari lo uso per altre cose, Dropbox per me. Comunque è possibile, Dropbox, c'è un Drive, ci sono tanti servizi di cloud. Dicendo che si può usare anche su Raspberry o su OneDrive. È possibile, è un programma che gira anche su Raspberry, eccetera, che alla fine hanno sotto Linux, posso gestirmelo anche da là, quindi non l'ho mai provato. Non l'abbiamo provato. È interessante perché se lo usare su Arduino forse c'è meno possibilità. Quello che riesci ad avere con un piccolo sistema Unix dove puoi far girare Motion e seguire una serie di comandi, quindi per esempio che in quel caso vuol dire avere una macchinetta, un mini server, chiamiamo porta di rete che mi permette dall'esterno di andare in wifi, di attivarlo, eccetera. Noi adesso abbiamo però per esempio l'applicazione potrebbe essere: voglio controllare che nessuno mi entri nel garage, benissimo, metto una telecamera nel mio garage e metto praticamente, invece di mettere un computer enorme, metto un piccolo computerino, un Raspberry, qualcosa. Quindi mi permette di giocare. Sarà interessante questo aspetto anche di ridurre Il vantaggio è che non ho bisogno di andare a acquistarmi macchinoni, server, spazio, sai che poi dopo se si rompono hanno un costo di manutenzione, chiama il tecnico, verificalo, eccetera. Gli si rompe la telecamera, che ne sia 5 euro, che ne sia migliaia in giro, cioè 5 euro non spendo qualcosa in più, però detto sinceramente è un costo molto più inferiore. Ok, io vi ringrazio, dopo avremo un altro talk che è quello di Ajax, fatto da Davide, di JQuery Italia, e vi ringrazio. Il talk inizierà alle 11, naturalmente, forse vai in tempo. Ok, grazie.